Ciao a tutti, in questo video vedremo l'introduzione ad Unreal Engine partendo da zero per chi lo apre per la prima volta. Unreal Engine è un software sempre più utilizzato in ambiti molto diversi fra loro, quindi non solo per creare giochi, ma anche per la grafica, per il video, per la progettazione, eccetera. In questa nuova serie, quindi, vedremo l'utilizzo di Unreal Engine partendo da zero e quindi saranno video che possono interessare indipendentemente dall'utilizzo che farete del software. Parleremo infatti sia di alcune parti più relative al gaming, ma anche moltissime parti che possono essere interessanti per chi fa video, grafica o altri tipi di progetti, come anche quelli più immersivi di realtà virtuale. Se vi interessa avere un'ulteriore introduzione su Unreal Engine e su come funzionano i game engine, trovate un video dedicato che vi lascio nelle schede e in descrizione. Prima di tutto, per utilizzare Unreal Engine dobbiamo andare sul sito dedicato unrealengine.com di Epic Games e abbiamo bisogno di creare un nuovo account Epic. Possiamo farlo anche successivamente durante la fase di installazione, ma conviene comunque fare l'account Epic Games, che è necessario per utilizzare gratuitamente il software ed è anche necessario per accedere a tutta una serie di contenuti gratuiti disponibili per chi ha appunto l'account che rimane gratuito. Per vedere come possiamo utilizzare questo software gratuitamente, ci basta andare su Learn About Licensing, dove possiamo appunto vedere che rimane gratuito per gli sviluppatori e in cui le royalties vengono applicate dopo il primo milione di dollari di guadagno. Questo va bene sia per singole persone che per piccole aziende e ovviamente rimane gratuito per scopi educational. Possiamo passare di conseguenza allo scaricamento del software, che vi farà in realtà scaricare il Epic Game Launcher, che è un software molto leggero e che è proprio quello che vedremo oggi, perché permette di gestire l'installazione e anche altri parametri molto importanti per l'utilizzo in generale di tutto quello che ruota attorno ad Unreal ed Epic Games. Ovviamente nel mio caso ho già installato e quindi vado ad aprirlo. Quando apriamo l'Epic Game Launcher vediamo diverse sezioni. Una volta fatto il login, ovviamente avremo il nostro account che ci permetterà di accedere anche a tutti quelli che sono i nostri contenuti che nel tempo abbiamo comprato o raccolto nello store che vedremo fra poco. Vediamo che siamo automaticamente nella sezione Unreal Engine, ma ovviamente possiamo passare anche alla sezione dello store generale di Epic Games e alla nostra libreria, che ci mostra appunto i software che abbiamo effettivamente installato. Ma la parte che ci interessa è proprio quella relativa a Unreal Engine, dove abbiamo un home page dove possiamo vedere le novità relative a questa piattaforma e a questo software, e soprattutto abbiamo la libreria vera e propria. Cliccando qui possiamo gestire le installazioni del software, i nostri progetti e anche i nostri asset, quindi la nostra libreria. Ora vedete che il mio launcher è settato automaticamente in lingua italiana. In realtà potete eventualmente usarlo in italiano, ma vi consiglio di installare il software, quindi Unreal Engine quantomeno, sicuramente in inglese, come un po' tutti i software di lavorazione, i software 3D eccetera, perché comunque le traduzioni non sempre sono accurate e comunque i termini tecnici sono di base in inglese e quindi delle traduzioni letterali sarebbero e sono spesso quasi più complicati da comprendere rispetto alla terminologia originale. Quindi il consiglio è comunque di settarvi la lingua italiana, nel caso abbiamo impostazioni, e se volete appunto cambiare la lingua lo potete fare direttamente da qui. Vi verrà chiesto di fare il restart del software. Perfetto, adesso che è tutto in inglese possiamo andare nella library e per installare il software dobbiamo controllare questa sezione in alto. Qui ci sono le versioni dell'engine, quindi del software. Ci basterà cliccare sul tasto più e vedete che ci dà la possibilità di selezionare quale versione vogliamo installare. Andiamo sul menu a tendina, possiamo scegliere tutte le versioni dalla più recente fino a tornare a ritroso alla 4.26. Questo è molto importante perché, se soprattutto con questo tipo di software, se iniziamo a lavorare con una determinata versione è meglio continuare a lavorare su quella versione sullo stesso progetto, per questioni di compatibilità e quindi evitare che ci siano poi problemi nella conversione, nell'apertura del progetto
in versioni successive, e allo stesso modo può servire continuare a dover installare versioni precedenti per aprire progetti che sono stati fatti con quella versione. Per questo motivo è possibile installare più versioni dell'engine, quindi possiamo cliccare più volte, infatti io ne ho già due installate e quindi non mi serve in questo momento installarne un'altra. L'installazione necessita di diverso tempo per il download, anche perché è un software abbastanza pesante, non solo per i requisiti di sistema ma anche proprio per l'occupazione dello spazio, quindi il consiglio è quello di avere sufficiente spazio non solo per il software in sé per sé, ma anche e soprattutto per i progetti se li installiamo sullo stesso hard disk, e soprattutto anche per tutte le librerie che vedremo fra poco di materiali che possono occupare veramente molto molto spazio. I requisiti di sistema li trovate comunque nella pagina di download che abbiamo visto prima, e l'altra cosa molto importante è proprio tenere d'occhio quanto sta occupando tutto il materiale che stiamo utilizzando. Per esempio, per quanto riguarda la mera installazione, abbiamo proprio qua l'informazione in alto a destra di quanto stanno occupando in totale tutte le varie versioni dell'engine. Quindi adesso ho 96 giga occupati perché ho due installazioni, quindi non occuperanno esattamente uguali ma all'incirca, quindi abbiamo una quarantina di giga abbondanti per ogni versione del software, quantomeno per la 5, per la versione 5. Però attenzione, non è solo questo, infatti alla prima installazione qui non troverete nulla, ma tutti i nostri progetti verranno comunque indicati in questa finestra, e andando sopra ognuna delle anteprime potremo vedere anche che versione ovviamente è stata utilizzata e dove viene salvata. Vedremo poi nuovamente questa informazione quando creeremo un nuovo progetto di Unreal, ma di default i progetti vengono salvati all'interno della cartella Documents in una cartella dedicata a Unreal Projects, che quindi conviene tenere sotto controllo per vedere se ci sono progetti che magari possono essere cancellati e quant'altro. La terza sezione molto importante è quella della Fab Library, che recentemente ha sostituito il vecchio marketplace di Unreal, e quello nuovo appunto si chiama Fab, e questa è la libreria di tutto quello che noi abbiamo acquistato. Non vuol dire per forza pagato, perché ci sono tantissimi materiali gratuiti. E cosa rappresentano? Sono appunto i materiali che possono essere ad esempio dei modelli 3D, delle texture, dei plugin, ma anche dei pack interi di asset che hanno già al proprio interno moltissimo materiale o interi livelli. Tutte queste cose possono occupare anche moltissimo spazio a seconda del tipo di materiale che abbiamo preso e scaricato. Anche qui possiamo vedere quanto stiamo occupando sul nostro disco locale. Vedete che in questo caso io ho tantissimo materiale, ma in realtà occupa soltanto 649 mega. Questo perché in realtà, una volta che abbiamo acquistato qualcosa dal marketplace, che vedremo fra poco, questo non è detto che venga scaricato, viene semplicemente aggiunto alla nostra libreria e successivamente possiamo decidere se scaricarlo in locale e eventualmente aggiungerlo al singolo progetto. Infatti, se noi andiamo a vedere, moltissime di queste cose non sono scaricate e non sono neanche aggiunte a un determinato progetto. Questo, per esempio, Infinity Blade Grasslands, è stato scaricato localmente, infatti vediamo che abbiamo il totale dei mega di questo pacchetto, e lo posso eventualmente rimuovere se non lo voglio più avere in locale, ma questo non vuol dire che non sia comunque all'interno dei nostri asset, quindi semplicemente viene cancellato dal nostro disco, ma continuiamo a poterlo successivamente scaricare perché comunque l'abbiamo acquistato ed è nostro. Oppure posso aggiungerlo a un progetto, quindi aggiungere questo materiale a un progetto esistente. Viceversa, gli altri materiali sono semplicemente nella libreria ma non sono stati scaricati. Anche questo appunto è da tenere sotto controllo, proprio perché spesso e volentieri si accumula molto materiale e occupa molto spazio. Quando abbiamo installato il nostro software lo possiamo lanciare direttamente da qui oppure da questa tendina, potendo scegliere anche la versione. Vengono anche indicati eventuali plugin installati, ovviamente in caso di aggiornamenti ci verrà segnalato qui e potremo farli, e potremo anche disinstallare una versione se non ci serve più, sapendo che comunque un domani potremo sempre reinstallarla nuovamente. E questa quindi è importante per la gestione in generale, in modo che non si occupi troppo spazio. In alto però vediamo altre tab. Twinmotion e Reality Capture sono altri servizi, diciamo così, altri software sempre del pacchetto Epic Games
a cui possiamo accedere gratuitamente con il nostro account. Per farvi un esempio, Reality Capture è un software di fotogrammetria, quindi per la ricostruzione 3D di oggetti o ambienti o persone partendo da foto, di cui tra l'altro parleremo poi in video dedicati. Quello che invece però ci interessa ed è molto importante sono proprio tutto quello che riguarda FAB, ossia la libreria, il marketplace che possiamo utilizzare all'interno del nostro software. Ne parleremo di nuovo, ma diamo solo un'occhiata proprio perché è collegato direttamente a questa sezione. Cliccando su FAB verremo rimandati sul browser e quindi potremo, facendo di nuovo login se non viene registrato, viene riportato automaticamente a tutto quello che sono i materiali che è possibile acquistare. E essendo che stiamo utilizzando il nostro account, poi li ritroveremo sempre a disposizione all'interno della nostra libreria. Come vedete ci sono tantissimi tipi di asset, da quelli 2D a quelli 3D, le animazioni, gli audio, le decals, ci sono anche materiali educational o tutorial, texture, eccetera. Tra l'altro FAB, essendo la versione più nuova, non è solo per Unreal Engine, ma anche per Unity, e ci sono anche asset che possono essere esportati esternamente per altri software. Ma la cosa più importante è che quando noi andiamo a fare una ricerca, che sia tramite filtro oppure tramite la barra di ricerca vera e propria, noi possiamo andare a selezionare tutta una serie di parametri per fare la ricerca corretta e soprattutto decidere anche il prezzo. Quindi se non vogliamo materiali a pagamento, ci basta spuntare la casella free per vedere solo i materiali che sono gratuiti, tutti quanti oppure divisi per categoria, o ancora semplicemente facendo una rapida ricerca. Metto una parola chiave giusto per vedere cosa esce fuori, metto building, una cosa molto generica, è filtrato su free e quindi sappiamo che tutto quello che andiamo a prendere in questo caso sarà materiale gratuito. Poi la licenza di utilizzo la potete andare a controllare all'interno di ogni singolo elemento. Facciamo un rapido esempio, prendo questo oggetto, qui abbiamo tutte le informazioni, l'anteprima, possiamo anche addirittura esplorarlo da browser in tre dimensioni per avere una preview di quello che stiamo prendendo. Questo ad esempio è palesemente un elemento fatto proprio in fotogrammetria, quindi ricostruito tramite foto. Qui abbiamo anche tutte le varie informazioni specifiche e, come vedete, possiamo fare il download oppure aggiungerlo anche alla library. Questo perché è un asset 3D, quindi potremmo scaricarlo come esternamente per usarlo su un qualsiasi software, ma se vogliamo usarlo dentro ad Unreal o fosse un materiale già in formato specifico per Unreal Engine, ci basta fare Add to my library. E a questo punto ecco che lo troviamo all'interno della nostra libreria, ma possiamo utilizzare FAB anche all'interno di Unreal Engine, quindi direttamente dentro il software mentre stiamo lavorando, per evitare di andare sempre su browser eccetera. Chiaramente poi per utilizzare questi materiali ci serve un vero e proprio progetto. Ora non abbiamo ancora aperto il software, quindi potete, una volta installato, lanciare la versione del software che avete a disposizione e a questo punto partirà il caricamento per aprire Unreal Engine. Quindi passiamo da il launcher, che serve per gestire il software e gestire la libreria, al vero e proprio software di lavoro. Alla prima apertura ovviamente ci verrà chiesto di creare un nuovo progetto oppure aprirne uno tra quelli esistenti eventualmente, con anche la possibilità di ovviamente salvarlo in un percorso, o quello di default o uno diverso. Vedremo come creare un nuovo progetto e anche le differenze fra i diversi template che ci sono a disposizione nel prossimo video. Come al solito fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.